Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta veloce panna e fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono uova, tuorli e albumi separati, zucchero, farina di tipo 00, panna fresca per dolci, fragole, zucchero a velo e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa mettere la panna in congelatore. Posizionare la farfalla sulle lame, versare gli albumi e li facciamo montare per 4 minuti a velocità 4 senza misurino. Gli albumi sono perfettamente montati, trasferire in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale e con la farfalla inserita, mettere lo zucchero semolato e i tuorli. Ed azionare il bimby per 10 minuti. A velocità 4 senza misurino. Aggiungere la farina ed azionare il bimby per un minuto. A velocità 4. Trasferire il composto nella ciotola con gli albumi ed amalgamare delicatamente. Trasferire in una teglia da 30 x 22 cm foderata con carta da forno. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 10-12 minuti. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale. Posizionare la farfalla. Mettere lo zucchero a velo. La vanillina e la panna. E montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferire in una ciotola. La base è cotta, lasciamola raffreddare completamente prima di rimuovere dalla teglia. Mettere la panna sulla superficie della torta. Mettere sopra le fragole tagliate a pezzetti. Decorare con foglioline di menta, spolverizzare con zucchero a velo e servire. Torta veloce, panna e fragole. Si conserva in frigo. Grazie e alla prossima ricetta!